Dopo lunghi test, l'Alfa Romeo si iscrisse alla corsa con la 6C3000CM, competizione maggiorata, con l'obiettivo di aggiudicarsi questa gara già vinta in molte edizioni. La Mille Miglia, negli anni 50, vide lo scontro di grandi case impegnate a vincere la corsa per consolidare la supremazia commerciale. Nell'edizione del 1953, l'Alfa Romeo si trovò a competere con la Ferrari, la Lancia e l'Aston Martin, ma Fangio, al comando, fu costretto ad accontentarsi del secondo posto dopo la rottura dello sterzo.